La Facoltà di Ingegneria di Roma 3 si rivolge a quattro differenti settori: l'ingegneria civile, l'ingegneria elettronica, l'ingegneria informatica e l'ingegneria meccanica. Studi difficili e impegnativi, ma che vale la pena affrontare. Il perché ce lo ha spiegato il preside, il professor Paolo Mele, durante la giornata dedicata all'orientamento di Roma 3. Perché scegliere la Facoltà di Ingegneria? Dunque, innanzitutto per passione, perché la scelta viene da lontano, cioè da quando un bambino comincia a rompere qualche cosa e cerca di capire come funziona e poi cerca di aggiustarlo. Penso innanzitutto sia questo e deve essere questo. Quali sono i corsi offerti dalla Facoltà di Ingegneria? Diciamo che sono quattro grosse sezioni che sono civile, meccanica, elettronica, informatica. Questa per la laurea triennale, cioè la laurea di primo livello. Poi, diciamo, successivamente, una volta conseguita questa laurea, si può passare alle lauree magistrali, ne abbiamo nove, lì si può scegliere su un bouquet più ampio. Per lo studente di ingegneria, le strutture rappresentano uno strumento fondamentale dello studio, esattamente come i libri. Per questo le strutture sono nuove a disposizione degli studenti fino alle 21. Infatti, oltre ad essere destinate a seguire le lezioni, in ingegneria ha un ruolo importante il tempo destinato allo scambio di idee con i colleghi. Ci sono dei test d'ingresso per accedere e come sono strutturati? Dunque, assolutamente no, non ci sono test d'ingresso, la nostra politica di Ateneo, in particolare della nostra facoltà, è che noi accogliamo tutti, ovviamente tutti coloro che vogliono fare ingegneria e quindi hanno voglia di studiare. Non devono prepararsi, siamo noi che rinfreschiamo loro le nozioni che devono sapere di matematica elementare. Possibilità di studio all'estero? Questo, diciamo, è quello su cui ci stiamo impegnando particolarmente, io ci tengo molto. Penso che sia fondamentale che uno studente, anche diciamo, facendo dei sacrifici suoi personali, anche familiari, noi gli diamo tutto l'aiuto possibile, ma che debba passare un periodo, alcuni mesi, in qualche università che non sia un'università italiana. Che in modo, è un'esperienza di vita, al di là dell'esperienza professionale, è un'esperienza di vita, insomma, si svezza un po', diciamo, Sbocchi professionali per il futuro? no? Sbocchi professionali, spero che la situazione di crisi italiana si risolva e si risolva rapidamente. Comunque, il motivo per cui puntiamo anche sulla comunicazione in inglese è che non è escluso che il nostro laureato vada a lavorare dove capita. Diciamo, oramai siamo in un mondo globalizzato e non è detto che debba rimanere sotto casa, insomma.